Hola a tutti raga, benvenuti nel mio nuovo video, sono il vostro Lele Colle. Lo so, sono mancato da tanto tempo, da un po' che non facevo video paranormali, lo so, però adesso ricominciamo la serie e oggi voglio portare questo argomento, in questa puntata, di questo episodio, nuovo episodio del paranormale. Di quanti di voi hanno avuto questa paralisi del sonno? O hanno avuto anche delle visioni, delle ombre nere passare a fianco, o peggio, trovarseli proprio seduti a fianco a voi, o sopra il letto. Quanti di voi avranno visto queste ombre nere, questi esseri immondi di un altro mondo, che vengono a visitarci a noi mentre dormiamo nel buio nel nostro letto e non riusciamo a dormire, o peggio quando li troviamo proprio sopra di noi che si paralizza e al massimo apriamo gli occhi e vediamo questa ombra nera con gli occhi rossi sangue, color occhi sangue. Quanti di voi avranno capitato queste cose? Prima di cominciare voglio lasciarvi un paio di immagini di cosa andrò a trattare questo argomento, di cosa andiamo a parlare. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito. Via con l'immagine e dopo con il racconto. Eccoci qua, infatti queste ombre nere, che non sono né fantasmi né esseri umani, sono essi comunemente noti come entità o esseri ombra. Dire che sono entità aliene non significa che sono di origine extraterrestre, non si conosce ancora la loro provenienza. Anche se molti ricercatori del paranormale insistono nel dire che queste entità sono viaggiatori spazio-temporali o esseri multidimensionali, essi sembrano essere consapevoli della nostra presenza. La documentazione relativa alle testimonianze dirette di persone che hanno vissuto veramente questo terrore puro di aver visto queste ombre nere davanti ai propri occhi, ovvero di persone che hanno avuto incontri ravvicinati da questo terzo tipo con questi esseri ombra o piuttosto modesti. Infatti la maggior parte di essi, di questi casi chiamati shadow peoples, appaiono e scompaiono gradualmente non appena vengono avvistati, quando compaiono negli angoli, nelle porte o nelle stanze degli appartamenti. Non sembrano neanche parlare, neanche quando si trovano vicino al testimone, faccia a faccia, io davanti se lo trovano. Alcuni popoli nativi che li hanno visti o comunque erano a conoscenza della loro esistenza e che raccontano che si tratta di esseri alieni o entità che viaggiano sia dentro e sia fuori del nostro piano fisico, o meglio, entità o esseri che attraversano le dimensioni spazio-temporali. Queste entità rappresentano un tipo di razza sfuggente che ha sempre convissuto con noi, con gli esseri umani,
fin dall'epoca remota antica. E questa può essere anche una teoria molto interessante, perché suggerisce che questi esseri non solo esistono, ma sono anche ospiti frequenti nella nostra vita quotidiana. E secondo dei ricercatori del paranormale, infatti Heidi Hollins, la Shadow People sono entità soprannaturali, malevoli, mentre è lontanamente possibile che questi esseri potessero fisicamente far male attraverso gli spostamenti di oggetti. Non sono più prosperosi da attaccare gli umani, emotivamente, come la paura e ciò che possa dare loro energia. In poche parole, si nutrono delle nostre paure della gente, e a volte sono proprio la Shadow People a creare la famosa paralisi del sonno. Le testimonianze, e ne sono molte, ma molte, tante. Infatti, parlando della paralisi del sonno, una volta gli è capitato a una persona testimone di trovarsi da solo in casa sua, e durante la notte si è svegliato mentre sentiva che c'era una misteriosa presenza in camera da letto, e perché lui non si sentiva da solo e sentiva che c'era un'entità malefica davanti a lui nella camera da letto, e non riusciva più a dormire neanche a muoversi, era paralizzato, immobile, non riusciva neanche a muovere un dito. Era come intrappolato, ma da una misteriosa forza che poteva solamente aprire i suoi occhi. E per vedere non poteva neanche muovere un braccio, neanche un dito della mano. A un tratto vede transitare davanti a sé un'ombra scura nera, una presenza misteriosa che girava intorno al suo letto. E a volte si sfiorava, dando la sensazione che percepiva le sue paure e le sue sensazioni. Era impaurito, ma da quella cosa vera non sapeva come fosse, ma aveva intuito che era una Shadow People, mentre sembrava dargli fastidio e sentiva che gli stava risucchiando tutta la sua energia vitale, perché pian piano si stava addormentando. E si sentiva anche debole a fianco, ma cercava di stare sveglio e di fargli coraggio, doveva farsi coraggio. Questa è una testimonianza di una persona che doveva anche reagire e muovere i piedi, almeno provare a muoversi, anche in braccia e piedi, gambe, cioè una parola, era completamente paralizzato, non riusciva più a muoversi. E tutto in un tratto gli è venuta questa figura di San Michele, di un essere di luce che lo stava aiutando. Così, mentre pensava alla figura che la proteggeva, ecco che la misteriosa entità ombra è andata via, scomparsa del nulla, era scomparsa definitivamente. Infatti, possiamo dire che tutti i potenziali testimoni oculari che hanno vissuto quell'esperienza con questi esseri ombra e le vittime di queste paralisi del sonno, che non importa di quale paese, continente o lingua possono essere, ma possono vedere e sperimentare la loro presenza nella Shadow People, portano con loro una sensazione di freddo o visione di paura che vince quando entrano nella camera da letto. E i testimoni si sentono bloccati da una qualcosa, da una misteriosa forza che gli costringe a non muoversi. Ma se il testimone riesce ad aprire gli occhi, si potrà solo limitare ad osservare la sagoma oscura di questa entità che cammina nella stanza. E tutti quelli coloro che hanno sperimentato o studiato il fenomeno dicono che queste entità sfuggenti possono essere viste solo molto brevemente e con la coda dell'occhio. Sono di solito in piedi e si mescolano sempre nel silenzio e nel buio della notte. E nel passare del tempo ci sono sempre stati questi aumenti di testimoni che hanno
subito questi shadow people, questi paralisi del sonno, che hanno testimonianza della presenza di questi esseri ombra per lunghi periodi di tempo. È aumentata anche di aver visto queste inquietanti sagome scure con gli occhi rossi color sangue, indistinguibili ombre, spesso enormi, che appaiono istantaneamente ovunque e mostrano la capacità di camminare attraverso i muri di spazi ristretti sfidando le leggi comuni della fisica. Infatti, molti ricercatori paranormali hanno studiato questo fenomeno, in particolare sono tutti d'accordo su un aspetto, qualunque cosa siano queste entità che si alimentano delle nostre energie e paure umane, emanano vibrazioni negative e le emozioni negative hanno trovato un modo per entrare nella nostra dimensione o accidentalmente scivolate il nostro piano fisico. Sono entità aliene, viaggiatori del tempo, esseri interdimensionali in missione per osservare e influenzare gli esseri umani o solo alla ricerca delle vicinanze umane. Noi non sappiamo ancora di queste entità perché si nutrono delle nostre energie, delle nostre paure, ma semplicemente comprendere però che le Shadow People sono come cattivi compagni di vita associati con la sfortuna. E questa era la storia di questi Shadow People e paralisi del sonno, questi esseri ombra, figure nere che riescono a paralizzare il nostro corpo totalmente e loro riescono a risucchiare la nostra energia e paure. Ma qual è il loro scopo non lo sappiamo ancora. Perché fanno queste cose? Perché ci prendono di mira? Saranno solo suggestione, fantasia, leggende metropolitane o una storia vera? Ma questi esseri ombra, nere, con gli occhi rossi color sangue, sono alieni che vengono a farci visita? E perché non vengono rapiti i testimoni che vengono a conoscenza o, come dire, vengono a contatto con questi esseri ombra? Cosa vorranno da noi veramente, realmente? Non lo sapremo mai, però i testimoni assicurano e giurano di aver visto questi esseri ombra, perché noi non siamo mai da soli. Mi raccomando, raga, come dico sempre, crediamo di essere da soli in casa, crediamo di essere da soli in camera da letto, crediamo di essere da soli mentre dormiamo, ma in realtà c'è sempre qualcuno che ci osserva e pronti a farci del male. A questi esseri ombra, figure nere, pronti ad aggredirci, a mobilizzare e risucchiare tutta la nostra energia vitale, paura compresa. Come si affrontano queste cose? Non avendo paura. Con il coraggio si affronta tutto. Conclusione. Il video è finito qua, spero di non aver annoiato nessuno, spero che vi è piaciuto questo racconto e ricordate che se esistono questi Shadow People, figure nere, la prossima vittima potresti essere te che mi stai guardando in questo preciso istante, momento. Quindi fate attenzione perché credete di essere da soli in camera, in realtà non lo siete. Sempre queste figure ombre, Shadow People, pronte ad aggredirvi e risucchiare tutte le vostre energie, paure. Va bene, il video è finito qua. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere le vostre conclusioni e le vostre opinioni, mi raccomando, nei commenti qua sotto. Ditemi la vostra su questo racconto, se vi è capitato anche a voi di avere contatto, di aver vissuto questa esperienza con i Shadow People, di aver avuto questo contatto con queste figure nere o no. Fatemi sapere questo e altro nei commenti qua sotto, mi raccomando. Ditemi la vostra. Come sempre, tutti i link in descrizione li trovate nell'info box qua sotto di Facebook, Twitter, Instagram e Mutual. Mi raccomando, lasciate un like, un mi piace, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video in uscita. E
iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, e come sempre raga, ci vediamo in un prossimo video paranormale. Bel gas nel vostro ricordo. Ciao e alla prossima.